Piazza Affari. All'indomani dell'elezione di Monti vediamo cosa ne pensano gli italiani riguardo la crisi. Più che altro la crisi è ovunque, non è soltanto in Italia. La vedo anche in Spagna, io sono Erasmus appunto a Barcellona e si respira ovunque la crisi. Questa crisi sarà dura da affrontare, ma speriamo che non spremano sempre i soliti limoni, ecco. Cosa ne pensi di questa crisi? Un po' sia inventata, un po' sia reale, però buona parte, evidentemente i ristoranti completamente vuoti non sono. Che cosa ami dell'Italia? Cosa ti piace? Il cibo. Mamma mia, cannoli siciliani. Che piace dell'Italia? Direi tutto, anche il tipo di carattere che abbiamo, che sembra un pochettino vulcanico, che comunque ci salviamo sempre. Allora, dell'Italia mi piace tutto, naturalmente, anche quello che non mi piace, cioè lo amo. Io amo anche quello che non mi piace dell'Italia. Però una cosa che mi viene sempre da pensare è che quando vado all'estero tutti vogliono venire in Italia. Un motivo ci sarà, no? Vuol dire che i nostri valori, la nostra vita, la nostra qualità di vita è amata dappertutto. Siamo troppo concentrati su di noi e sui nostri difetti e non guardiamo in realtà come gli altri paesi stanno affrontando la loro crisi e la stanno affrontando in un modo nettamente inferiore, secondo me, rispetto a noi. In Gran Bretagna stanno molto peggio di noi, ma nessuno ne parla. In Francia sono lì per avere anche loro un abbattimento del rating e non capisco per quale motivo invece noi ci stiamo concentrando a farci del male. Cosa le piace dell'Italia? La bellezza che comunque respiri girando anche nelle grandi metropoli, dai palazzi Liberty che vedi camminando per Milano fino alla moda e al design. La bellezza che è sempre anticamera del buono. Mi piacciono gli italiani, mi piace lo spirito un po' anarchico e creativo di tutti gli italiani, da sempre, che ha sempre caratterizzato la storia degli italiani. E cosa ne pensa di questa crisi italiana? Penso che la crisi italiana sia un riflesso della crisi mondiale, della crisi europea, che non sia solo colpa né dell'Italia, né della politica italiana, né degli italiani. E la ricetta per uscirne non lo so, io credo che ci vorrebbe sicuramente forse più partecipazione politica a tutti i livelli, cioè anche da parte di tutti. Quello che è mancato, secondo me, è proprio una sorta di risveglio nazionale. Lo si può fare, non piangere come si piange fino adesso e magari rimboccarsi un po' di più. E credi che riusciremo ad uscire dalla crisi? Dalla crisi internazionale, quindi globale, no. Cioè, sarà molto più lenta la cosa, però per i piccoli passi italiani sì. Ce la possiamo fare, certo. Quindi. E sì. Tu ami l'Italia? Amo l'Italia.